Oggi abbiamo assistito a un bellissimo incontro sulla possibilità che venga istituito un Ministero della Pace. Più di 20-25 associazioni, sia religiose, cattoliche che umanitarie, stanno chiedendo da alcuni anni l'istituzione di questo Ministero. Certo è un salto politico-istituzionale molto grosso, si passa dai grandi testimoni della pace e della non violenza del secolo scorso, ai movimentismi che l'hanno caratterizzato, si passerebbe a una vera e propria istituzionalizzazione, una proposta politica, che però già ha in parecchie amministrazioni comunali o provinciali un sostegno, un assessorato, un ufficio, qualcosa di simile. Ci sono rischi, ma ci sono anche grandissimi vantaggi, soprattutto quello di costruire e organizzare la pace, attraverso non solo la gestione dei conflitti e il tentativo di una giustizia riparativa tra i conflitti, ma anche naturalmente quello di pensare un po' al disarmo, di agire insomma in molte direzioni, sul modello di economia, sul modello di salute, di sicurezza pubblica. È una grande possibilità, delicata, forse non da tutti compresa. Ma ascoltare le esperienze concrete che già si stanno facendo sul campo è un'esperienza importante che non si può più ignorare. E dunque credo che noi cattolici e noi confratelli vescovi non possiamo rimanere estranei a tutto questo proprio perché da sempre, dal 1967, da quando Papa Montini a Paolo VI ha istituito la giornata per la pace, e comunque da tutti i pontefici fino a Papa Francesco che si battono con forza per la pace, noi ovviamente ce l'abbiamo scritto nel nostro DNA. È per questo che anche noi siamo disponibili a lavorare con tutti quelli che sono costruttori di pace.